Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Sembra che questa pioggia non ci voglia più abbandonare. Praticamente ho la sensazione che ha piovuto tutto maggio e se ci penso negli ultimi anni è andata esattamente così. A maggio piove tutto maggio e poi a giugno all'improvviso ci ritroviamo in piena estate e poi la primavera non si sa dove va. Per questa ragione qua io mi sento un po' stanca e stufa di indossare sempre outfit autunno-inverno perché questo è quello che consente il clima. E quindi oggi, nel pensare a cosa potrei fare per rinnovare un po' il mio armadio senza acquistare altri outfit invernali o barra da una primavera uggiosa, mi sono detta: vediamo come si può fare un twist nell'armadio con quello che ho per avere outfit un po' più nuovi, un po' più diversi, un po' più freschi. E allora mi è tornato in mente il pallino che avevo recentemente, cioè quello di indossare outfit un pochino più minimal chic. Dopo gli ultimi mesi in cui c'è stata un'esplosione di colori, un'esplosione di outfit un po' più sexy, adesso è tornato quel periodo in cui vorrei sì indossare qualche cosa di sexy e bello che mi valorizzi, ma che comunque sia più simile al minimal chic, perché è una tendenza che mi sta piacendo molto. E allora la sfida di oggi è ricreare outfit minimal chic con quello che ho nell'armadio. E questa sarà sicuramente una sfida durissima perché dovrò pensare completamente in modo diverso da quello che faccio solitamente. Dovrò fare dei ragionamenti completamente outside the box in materia di outfit, ovviamente, e cercare di vedere outfit completamente diversi da quelli che metto insieme solitamente. Andiamo subito a tirare fuori dall'armadio tutto quello che si può tirare fuori in materia di outfit minimal chic, facciamo l'inventario e ricreiamo un po' di outfit nuovi. Penso comunque di essere un po' esperta anche in materia di minimal chic perché per diversi anni comunque ho indossato uno stile molto molto simile. Questo stile qua sono contemplati parecchio i jeans da lavaggio chiaro e tireremo fuori questi qua che sono dal taglio dritto e stretto sulla gamba e poi altri due, perché non sono mai abbastanza, un paio un po' più a sigaretta, un paio a gamba larga. Poi ovviamente un altro staple nell'armadio minimal chic sono i blazer. I blazer però devono essere più neutri possibile e più classici possibile. Sicuramente il blazer color cammello, questo è assolutamente evergreen, un colore un po' più primaverile. Forse lo vogliamo, forse no, perché di nuovo questo tempo così uggioso non mi fa venire voglia di outfit primaverili. Questo assolutamente è un altro evergreen nello stile che vogliamo ricreare, a quadrettini, molto classico. Cos'altro possiamo tirare giù? Allora, questo perfetto grigio taglio classico, quasi quasi però anche questo. Poi sicuramente le camicie oversized e anche i blazer, se avete notato, sono tutti oversized. Ho tirato fuori tutto quello che avevo nell'armadio che poteva prestarsi per l'occasione e ho esposto tutto quanto perché mi sono resa conto che questo mi aiuta particolarmente nell'individuare i vari abbinamenti e a rendermi conto di quali sono esattamente le mie opzioni e di vedere nuove possibilità. Adesso però rimane da capire come abbinarle per uno stile minimal chic. In questo video abbiamo capito che i blazer saranno
il capo fondamentale, e questo è uno dei miei preferiti, soprattutto per questa trama bellissima che mescola un po' di beige, un po' di crema, un po' di cammello e un po' di tortora, tutti colori bellissimi che io adoro e che si prestano alla perfezione per lo stile che vogliamo ricreare. Un primo outfit sarà anche il più caldo tra tutti perché sarà per i prossimi giorni, sta ancora diluviando fuori e fa un freddo che non hai neanche voglia di uscire di casa. E lo vedo abbinato benissimo, proprio alla perfezione, a questo maglioncino in cashmere color beigiolino. È bellissimo, io i maglioni classici in lana li adoro. Questo si presterà perfettamente. E poi sotto ci abbinerei questi pantaloni qua che invece sono un po' più estivi, sono color crema, ma sono a gamba larga e sono perfetti per un outfit monochrome, ma allo stesso tempo strutturato. Questo outfit è già perfetto così, però per un look ancora più chic dobbiamo metterci sotto anche la camicia. Ovviamente in questo caso andrei full monochrome e potrei usare o una borsina beige chiaro oppure una un pochino più tortora e più grandicella. Io scelgo questa ovviamente perché l'adoro. E ci abbino un paio di mocassini. In questo caso potrei scegliere o il mocassino un po' più chunky che richiama uno dei colori del blazer, oppure potrei andare per un mocassino un pochino più beige, un pochino più classico e che comunque richiama più i colori della borsa. Vanno entrambi benissimo. Così come, avendo scelto la camicia da indossare sotto, posso benissimo abbinare anche le superga oppure un paio di scarpe da ginnastica un pochino più sporty e il look sarà comunque perfetto. Per il secondo look usiamo di nuovo questo blazer e la camicia oversize. Però vorrei provare un'altra versione molto simile alla precedente, però comunque diversa perché non ho più il maglioncino, ma ho questo gillettino, questo smanicato sempre in lana da indossare sopra la camicia, più questi pantaloni di nuovo beige a palazzo, ma il tessuto è molto più pesante ed è stile vellutino. Questo è un outfit molto simile, però dà un mood diverso perché non si concentra più tanto sul beige, ma di più sul crema, e in questo caso sceglierei comunque la stessa borsina perché si presta alla perfezione per questi due outfit e probabilmente in questo caso vanno bene questi mocassini, i chunky. Per il terzo outfit vorrei sfruttare ovviamente i jeans che io adoro e che non posso assolutamente lasciare fuori. I miei preferiti sono i Levi's Rib Cage Straight. Questi sono i jeans più belli in assoluto di Levi's. Hanno questo taglio a gamba dritta, corti e comunque a vita altissima, che è quello che piace tanto a me. Li vedo abbinati alla perfezione a questa t-shirt bianca, senza troppe pretese, e ovviamente un altro blazer. In questo caso andrei per questo qua che ha un po' di blu, un po' di marrone, un po' di crema e quindi va perfettamente insieme al resto dell'outfit. Anche in questo caso abbiamo due opzioni per le scarpe e possiamo avere queste qua che sono delle scarpe un po' più sportive. E queste che sono un po' più classiche, che sono delle banalissime Superga con la suola alta. Come borsa, però, dobbiamo scegliere una cosa molto più neutra e andrò per questa che è bianca imbottita e dà il mood giusto a questo outfit. Un altro outfit con i jeans, in questo caso abbiamo però un paio di jeans a palazzo, questi sono di Zara e questa è la differenza tra i jeans di Zara o comunque di marca un pochino più low profile per i jeans e
Levi's. Questi Levi's qua li ho da almeno, non saprei, almeno 2 o 3 anni, se non di più. E guardate, sono ancora perfetti anche dentro. Nessun buco, niente. Non sono ancora consumati. Questi qua li ho da meno tempo, meno di 3 anni, quindi 2 anni sicuramente, ma non di più, ma meno comunque, almeno un anno in meno rispetto ai Levi's. E guardate qua. Stanno già facendo i buchini e prevedo già che per settembre non saranno più utilizzabili e quindi sfruttiamoli ora che avanza ancora un po' di tempo per loro. In questo caso abbiamo appunto dei pantaloni a vita alta a palazzo, quindi gamba larga, e li potrei abbinare a un qualcosa di marrone. Vediamo se questo blazer può andare bene. Che ne pensiamo? Io dico di sì. Comunque, insieme a questo ci abbinerei anche un top un pochino più beigiolino, un pochino più basic, niente di troppo particolare. In questo caso possiamo abbinare una borsina nera perché i bottoni richiamano appunto più il nero. E poi come scarpa cosa ci mettiamo? Perfetti, mocassini neri. E direi che ci possiamo fermare qui. Questo outfit però può diventare anche un pochino più dark, un pochino più scuro, perché ci si può abbinare anche un top nero a coste e lo si rende ancora più elegante, ancora più classico, un evergreen anche per l'ufficio. Un altro bellissimo outfit lo possiamo ricreare con un paio di pantaloni classici grigi a gamba larga e vita alta. E un top cropped nero, questo è una new entry, è di H&M, e un blazer grigio per legare bene insieme il nero con il grigio un po' più chiaro. In questo caso che scarpa scegliamo? Grigio, grigio e grigio e nero. Allora, potremmo indossare un paio di mocassini neri. Questi qua sono perfetti. Oppure anche un paio di sandali un pochino più interessanti per rendere l'outfit un pochino più divertente, più ricercato. La borsina ovviamente deve essere nera e abbiamo questa qua di Gucci, bellissima, vintage. Oppure potrei scegliere questa che sembra una Dior, ma non lo è. Però ha un po' di nero, un po' di blu e lo rende giusto un attimo movimentato. E anche questo outfit è pronto. Infine, cosa ci manca? Cosa ci manca? Ricreare un outfit con questo, però mi sa che non ho un blazer adatto coi pantaloni. Il problema nel creare outfit con blazer è il fatto di trovare la parte sotto. Perché se tu hai poi un tessuto molto simile al blazer, ma i colori non vanno insieme, è assolutamente sbagliato e non affrontabile. Perché poi sembra di indossare pezzi diversi in modo sbagliato. Perché mentre un paio di pantaloni tipo stile vellutino e un blazer un pochino più strutturato in lana vanno insieme alla perfezione perché sono proprio due pezzi completamente diversi, così come quelli più in seta. Quando il tessuto è molto simile, sembra invece di aver preso i pezzi sbagliati di due abiti diversi e quindi faccio sempre fatica a creare outfit con questi pantaloni. In questo momento per lo stile che vorrei ricreare, e cioè minimal chic, non ho il blazer adatto. Forse avrei bisogno di un blazer nero che si dà il caso che ho e che non mi ricordavo di avere. Adesso proviamo a metterlo insieme.
Ma non mi convince moltissimo. Questo blu con questo nero non mi fa impazzire. No, ci vorrebbe qualcosa di fucsia, ma in quel caso non è più minimal chic. Però questo blazer qua, meno male che l'ho tirato fuori, lo posso sfruttare di nuovo con un paio di Levi's. Questi sono i Levi's più vecchi nel mio armadio. Questi hanno almeno 5-6 anni. Infatti sono un po' grandicelli in vita perché negli anni mi sono allenata parecchio e ho migliorato la mia forma fisica, però non credo che li butterò mai, perlomeno non fin quando sono ancora in buone condizioni. E poi questa maglietta, questa t-shirt a righe, più cosa ci possiamo abbinare? Possiamo abbinarci le Superga bianche, ovviamente, oppure possiamo abbinarci di nuovo i moccassini neri e va benissimo anche questo, con anche qui una borsa nera. Questa è furla, anche questa veramente stupenda, e anche questo outfit è completo. Infine mi mancano altri tre pezzi con cui vorrei ricreare un outfit. E in questo caso abbinerò questi pantaloni di nuovo di Zara a gamba larga a questo top bianco in lino per un feeling un pochino più estivo e questo blazer in lana blu a quadretti. Qui ci vedo benissimo, però un paio di tacchi, giusto per essere un po' più signorina. E questi sono perfetti, ma ovviamente anche qui, avendo il top bianco, si possono benissimo indossare un paio di Superga bianche e la borsa in questo caso, però quale usiamo? Possiamo usare questa qua bianca oppure una borsa completamente diversa, ma che richiami uno dei dettagli, e appunto questa richiama il marroncino del blazer. Direi che è tutto, mi è avanzata solo una camicia, ma quella la si può benissimo indossare con un paio di jeans ed è sempre un evergreen molto molto chic, elegante e minimal, e diciamo che non me l'aspettavo, però sono riuscita a ricreare degli outfit che non avevo ancora creato con questi pezzi e con tutti questi blazer. Sono super contenta, non vedo l'ora di indossarli settimana prossima e ovviamente su Instagram pubblicherò ogni giorno la story con l'outfit of the day. Ma per oggi è tutto per questo video. Io vi ringrazio di essere passati di qui, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!